Hey Cooch, ben ritornati dal vostro Andrea Cronatoni in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Oggi ci aspetta un percorso piuttosto lungo che per vostra fortuna ho il potere di tagliare. Oggi, come ho detto nello scorso episodio, palestra di Rupepoli, ipertaglio. Aspetta, questo Gligar ha ipertaglio, il mio che roba ha? Manco l'ho visto, pensa un po'. Sabbia velo. Qui è un po' difficile da usare sabbia velo. Attenzione, vuole imparare sgranocchio a 42, non lo sapevo. Abbiamo le gemelline di Shining. Urrà, lotteremo contro tanti Pokémon. Bene, scenderei dalla bici per evitare appunto. Ma questo tizio qui, oh ecco, gelo mai, che non mi fa appunto congelare. Ehi, guarda qui, guarda com'è lucido il pelo dei miei Pokémon. Questo qui è un furry. Everybody likes Mudkips. Perfetto, l'ho già fatta, a quanto pare sì. L'ho fatta perché ero venuto a vedere se gli Psyduck se ne andavano prima o dopo. E a quanto pare se ne vanno dopo. Quindi questa qui già l'ho sfidata perché mi ha visto. È una ninja. E mi ha visto. Ah, ma qua sopra no però. Lei signorina che fa? Guarda l'erba crescere? Ehi, mi scusi? Non mi vuole parlare? Ah, ecco. Ah, ok, stava riposando. Beh, l'ho svegliata, mi dispiace, mi scusi. Ma lei mi ha dato Trespolo? No, cosa mi ha dato in realtà? Sono molto curioso. Cinesi. Poteva fare a meno, non era necessario. Ma qui che si incontra? Mr. Mime qui si incontrava? No, Ponita. Ma giusto per vedere se c'è, perché dato che c'è Mime Junior in questo gioco, è qui che nasce Mime. No, niente, Ponita. Ah, ok, questo qui invece solo di giorno, solo mattina presto. Niente allora, andiamo avanti. Ok, qui dovrebbe iniziare a piovere. Perfetto, allora non ho più scusanti. Aspetta però, devo affrontarlo quello. Vabbè, posso entrare qui nella caffetteria e poi dopo cambiare l'ora. Ma io non capisco una cosa. Sta tutto il giorno a correre. Perché vuole affrontarmi solo la mattina? Podista, Lorenz. Non ho mai capito questa cosa. Se Meryl evolve in un Pokémon acqua, ma Meryl è normale acqua? Più che altro l'abilità di Meryl e Azumarill, che è fantastica. Ma lascio così l'orario perché ho visto che qua ce n'è un altro già che corre, quindi eviterei di perdere tempo con il cambiare un'altra volta l'ora. Vado sempre a caccia dei tesori. Oggi impaglio una vittoria contro di te. Sì, io che ti batto. Ok, abbiamo battuto. E ora Podista. Prendo l'oggetto. Flauto rosso. Oh, flauto rosso. È un po' che non ne vedo uno di flauto rosso. Vediamo un po' cosa fa. Libera un Pokémon dall'attrazione. Ah, beh, se è erba psico, penso che Sgranocchio farà un po' male. MT66 che dovrebbe contenere rivincita. Qualcosa di buono, qualcosa di buono. Doppio minimizzato. Ah, addirittura manda Uxie in campo. Si dice Uxie, Uxie? Non lo so, come si deve dire? Resistenza? Si pompa, pompa i muscoli, fa vedere i muscoli? Ci siamo quasi, dai, non manca molto. Ah, qui ci sono dentro delle bacche, allora no. Oh, che succede? Wow! Scyther! La lockdown mi sta tradendo! E ok, qui niente, solo per tagliare. Non capisco perché. Perché c'è un trainer? Ciao! Gonfio Roma! Oh, questo fa... Se tu dai questo a Snorlax e fai l'uovo con Ditto o con un altro Snorlax, esce Mancharts dall'uovo. Ed è una cosa che ho scoperto per conto mio, per puro caso. O meglio, ne ero convinto. Perché dico, scusami, Gonfio Roma. Snorlax è gonfio. Ci sarà una correlazione tra le due? Ed infatti, messaggio fiamma sotto la pioggia. Potrebbe essere una reference, eh? Una reference a un vecchio episodio Pokémon. Sì, siamo a Rupepoli! Yeseroni! Oh, Yeseroni Godderoni! Alright! Metal coperta! Stavo pensando, inoltre,
ora che ho trovato metal coperta, vorrei proprio farlo. Vorrei abbandonare Lucario, a maggior ragione ora che ho trovato metal coperta, perché avere già un Pokémon lotta e poi averne un altro in squadra non è che sia proprio il massimo. E dato che qui c'era Scyther, insomma, prendere uno Scizor, dato che ora ho anche metal coperta. Che poi Coleottero acciaio non è male come typing. Sì, ti prendi un 4x dal fuoco, ma. Oh, le famose rocce per cambiare forma a Deoxys. Ah. Non ho mai capito a cosa servisse questo posto qui. Forse poi l'hanno levato, volevano farci qualcosa, ma poi l'hanno levato, non lo so. Link, accetterai la sfida della palestra? Diventi sempre più forte, non è vero? Io, beh, sono venuto a fare spesa al centro commerciale. E certo, mi sono andato a fare con i Pokédex, ma. Oh mio Dio. Il mare tempestoso è il mio ring. Dato che vi voglio bene, vi risparmio la parte dove canto. Perché in realtà Omar sta cantando, ma vi voglio troppo bene. E voglio evitarvi una visita dall'otorino prima del tempo. Ha 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 ha! Il mare è il mio ring! Non so cantare, quindi scusatemi. Siete qui per sfidare la palestra, non è vero? Beh, sapete che nonostante la giovane età, è un vero genio della lotta. Una volta mi sono allenato con lei e la sua forza mi ha lasciato senza fiato. Scusate, non mi sono ancora presentato, sono il capo palestra di Protopoli. Sono il migliore nella lotta con i Pokémon, nel wrestling e nel canto. E allora sì. Ciao, babbione! È un po' vecchietto, sì, è un po'. È vecchio, dai, c'ha l'età. Allora Link, buona fortuna con la lotta in palestra, grazie Lucinda, però devo cambiare Pokémon. Io metterei davanti il proprio Simian, che dato che è una palestra. Andiamo a fare un po' di squat. Facciamo un po' di esercizi, dunque, vediamo un po', funziona così qui. Spingi questo e la roba cade. Ma se iniziava con quello, beh, non con altro, perché visto che non c'è altro, andiamolo giù. Oppiti tu. Ma non finisce qui, può andare ancora più giù, no? Eh sì. Perfetto, e facciamo cascare questo. Hoppity dingete! Che poi se non sbaglio posso fare così io effettivamente. E far cascare questi, no? Perfetto. Ok, però devo evitare, se voglio evitare l'allenatore. Faccio così, ma poi li affronto tanto, non è che gli lascio sta senza niente. Eccolo, ti pareva? Volevo solo completare il puzzle prima. E vai, e uno è andato. Stavamo quasi per farcela. Peccato. Eh già! Ti levi per favore. Ma che. Tocca salire qua sopra per forza. E affrontarlo. Vabbè, andavo comunque affrontato, dai. Siamo quattro assi del karate. Spezzerò una lancia in favore del coraggio col mio pugno. Coraggio! Ogni incontro che fai è unico, fan tesoro. Un giorno alla volta, infatti perché due non si può. Ogni giorno una buona azione. Credimi, ne faccio anche più di una. Capo palestra è pronta ad affrontare la furia del mio Infernape? Ciao, piacere di conoscerti. Sono Marzia, il capo palestra. Non so esattamente cosa significhi essere forte o come abbia fatto a diventare capo palestra. In teoria ti scelgono. Fai un esame e diventi capo palestra. Ma farò del mio meglio come capo palestra. Per me la lotta è una cosa seria. Quando vuoi, io sono pronta. Se lo dici tu. A quanto pare Game Freak era feticista fin dai tempi Diamante e Perla. E non ce ne siamo accorti. Anche perché. Però comunque se tutti quanti ne fanno un affare di stato, visto che c'è la capo palestra Bea di Spada e Scudo. Più che altro di Spada, mi sembra. Lei è esclusiva. E quindi allora va più di nudi allora tutti quanti. Oh, Pokémon, Game Freak. Non lo so perché. Quando ci sono cose ben peggiori riguardo il feticismo, ma è un altro conto. Ha un Politoed che non mi dà fastidio al fatto.
Zuffa, dovrei riuscire a tenerlo. Una bada con Zuffa. Nani? Ultimo canto, ma sei scemo? Tanto dice, tanto crepo comunque, crepo, chi se ne frega. Vediamo un po' se ce la facciamo. Poco. Rimbalzo, tu sei matto. Tu sei matto proprio, lasciatelo dire. Guarda chi ti mando, Flappy. Simian, ok, rientra. Coraggio, Flappy. Flappy Bird. Bam, mette rimbalzo in piena faccia. È morto. Ultimo canto a meno uno. E mandiamo Duce allora. Tanto è acqua, quindi. Oh, ti riduco l'attacco. Tanto oramai non ha più alcuna utilità. Wow, 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 wow. Periper. Ma per ultimo canto, ma dai. Non ci posso credere. A causa di ultimo canto. Ma tanto glielo facevo fuori comunque. Non capisco il senso di questa mossa. Oh, ma non è ancora finita. Questo è quello che pensi tu. Era necessario? Ne ho altri 5, ne ho altri 4 perché uno è andato. Ne ho altri 4 con me, è inutile. Mamma mia, che tacco c'ha. Ok che l'ho aumentato di 2, ma... Guarda, io terrei in campo Duce proprio giusto per il gusto di farti crepare Politud. E invece no, vai giù con Scintilla. Cavoli, che noiosa. Oh, beccati questo. Fatto beh. Ed è andato Politud. Devo accettare la sconfitta, sei davvero troppo forte. Ok, hai vinto tu. Non è facile accettarlo, ma ho imparato molto da questa esperienza. Accetta questa medaglia, la medaglia Chattara! Sì, parlami di questa medaglia, tesoro. Posso usare volo? Oh, che gioia, che gaudio! MT60, che contiene? Non assor... Fiele punte! Cioè, assorbi pugno, in teoria. Vabbè, lasciamo perdere. Dunque, l'edificio del Team Galassia nel prossimo episodio, perché questo qui si è protratto un po' per le lunghe, vedo. Quindi... Oh, ma è Lucinda? Che succede, Lucinda? Ciao, Link, mi daresti una mano? Quei criminali del Team Galassia mi hanno rubato il Pokédex. Ti prego, ti aspetto davanti al deposito, raggiungimi! Ok, calmina, signorina. Devo andarmi a curare prima, ti dispiace? Va bene, Cuggio, questo video termina qui... Occhio però, ci sarebbe anche da fare il casino. Ma nah. Siamo troppo piccoli per il gioco d'azzardo. Bene Cuggio, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo affronteremo l'edificio del Team Galassia. Vi ricordo anche che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye.